Sotto una pioggia battente al Villa San Filippo di Monte San Giusto, il Pineto conquista un punto preziosissimo per il cammino dei biancazzurri. Costretta in inferiorità numerica per 60 minuti per l'espulsione di Esposito, la formazione abruzzese sfodera una prestazione di grande carattere e resiste agli assalti della San Giustese, conservando fino al triplice fischio lo 0-0 finale. Ma andiamo con ordine. Mister Amaulo, costretto a rinunciare agli squalificati Fiumara e Ciarcelluti, arretra sulla linea difensiva Pezzotti e schiera sulla tre quarti dal primo minuto Di Rocco e Zippilli. Importante in difesa il recupero di Capitan Pomante. Formazione tipo dall'altra parte per mister Senigalliesi, con Capitan Perfetti in cabina di regia e sugli esterni Chedira e Angelillo a dar manforte alla prima punta Tascini. A farla da padrona nel primo tempo è soprattutto la pioggia battente che si prende il proscenio, rendendo il terreno di gioco pesante e scivoloso. In apertura il Pineto è subito propositivo, con una conclusione di Mariani che, servito da Esposito, va al tiro, ma la sfera deviata termina alta. La gara è equilibrata e non regala grandi emozioni. Bisogna aspettare il 27esimo per vedere un'altra occasione degna di nota, quando sugli sviluppi di un corner è Marianeschi dalla sinistra a centrare la parte superiore della traversa. Ma è proprio il caso di dirlo: alla mezz'ora piove sul bagnato per la formazione ospite, quando il migliore in campo fino a quel momento, Esposito, commette un fallo da dietro a centrocampo su Angelillo e il direttore di gara estrae il rosso diretto all'indirizzo del centrocampista biancazzurro, che lascia i suoi in inferiorità numerica per oltre 60 minuti. Amaulo ridisegna lo scacchiere tattico e il 4-2-3-1 iniziale diventa un 4-4-1. Altra tegola al 36esimo. Marianeschi commette fallo a centrocampo e rimedia il cartellino giallo, era diffidato, e salterà, così come Esposito, la prossima partita contro il Monticelli. In un primo tempo avaro di emozioni, complice anche la pioggia che si fa sempre più copiosa con il passare dei minuti, l'ultimo squillo è della San Giustese, con Chedira, uno dei migliori tra i rossoblù, che ruba palla a centrocampo e scaglia il diagonale di poco al lato. Poi, sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, è Marfella ad andare alla conclusione, murata da Giachetta. Il primo tempo termina così, con un giusto 0-0. In avvio di ripresa Amaulo prova a cambiare qualcosa, dentro Zane per Marianeschi, mentre capo casa prende il posto di Zippilli. Ma ora il Pineto lascia spazio a qualche ripartenza in più e la San Giustese prende campo. L'occasione più pericolosa al 20esimo in contropiede, quando, dopo aver scambiato con Chedira, il neo entrato Villa tutto solo si allunga troppo la sfera e poi, ostacolato da Giachetta, perde l'attimo, sprecando incredibilmente un'occasione clamorosa. Passano 4 minuti e ancora Villa fa partire la girata dal limite, che sfiora il palo e termina fuori di un soffio. Ora il Pineto in 10 soffre le continue incursioni della San Giustese. Al 27esimo Zane consegna inavvertitamente la sfera agli avversari, ma Tascini non ne approfitta. Quindi al 34esimo Amaulo decide di cambiare anche in avanti e inserire forze fresche. Dentro Gragnoli, fuori Tomassini, ma è sempre la San Giustese a fare la partita e a sfiorare ancora una volta il vantaggio al 38esimo, quando Chedira riceve palla nel cuore dell'area ma non riesce a girarsi e, complice la pressione dei difensori pinetesi, non colpisce con efficacia. Il Pineto si salva, tira un sospiro di sollievo, ma ormai si gioca ad una porta sola e il grazie più grande è quello che la formazione biancazzurra dovrà riservare al proprio capitano, che al 45esimo si immola sulla conclusione di Marfella e, con Giachetta battuto, salva sulla linea un gol praticamente fatto, permettendo ai biancazzurri di conquistare un punto che vale oro. Mister Senigalliesi, che cosa è mancato oggi? Avete provato in tutti i modi a fare vostra questa partita, non ci siete riusciti. Sì, partiamo dall'inizio. La squadra 11 contro 11 ha fatto davvero molto bene. Avevamo controllo della gara, abbiamo fatto tantissima circolazione della palla, fraseggi, e in quel momento pensavo che potessimo passare in vantaggio. Poi, incredibilmente, l'espulsione ci ha reso le cose molto più complesse, perché loro si sono chiusi ancora di più, si sono arroccati davanti alla difesa. In quelle occasioni serve un guizzo, una giocata, un episodio, che ci sono stati, ma non ci sono andati bene. Clamoroso chiaramente il salvataggio sulla linea e anche l'altra di Villa, che è andato solo con il portiere. Sono andate male degli episodi, però sono soddisfatto della prestazione. I ragazzi hanno tentato in tutti i modi, anche esagerando, perché spesso rimanevamo uno contro uno dietro, cercando comunque di vincerla, quindi ci abbiamo provato in tutti i modi.
Questo pareggio complica un po' le cose, forse vi fa sicuramente vi sta un po' stretto, però insomma il cammino della San Giustese prosegue. Sì, prosegue, abbiamo guadagnato un punto dalla sest'ultima, quindi questa era la cosa più importante, considerando che noi dovevamo affrontare Avezzano e Pineto, e tutto sommato aver guadagnato un punto di vantaggio sulle sest'ultime direi che è una cosa molto positiva. Presidente Silvio Brocco, un punto preziosissimo oggi, ti ha conquistato al termine di una partita molto molto sofferta. Sofferta chiaramente dopo l'esposizione di Marianeschi. Siamo rimasti in 10 e siamo stati Esposito, e quindi con una squadra forte abbiamo un po' patito questo, però i ragazzi sono stati bravissimi, hanno mantenuto il risultato e questo ci ha fatto enormemente piacere. C'è da elogiare sicuramente la prestazione ordinata della difesa, che oggi ha retto molto bene. Ma infatti hanno giocato bene. Non abbiamo presi falli al limite dell'area, quindi mi sembra che la San Giustese abbia giocato, però diciamo che parate particolari il nostro portiere, se non qualche diagonale un po' insidioso, non se n'è visto. Quindi vuol dire che i ragazzi hanno veramente dato il cuore, l'anima e tutto per portare avanti un risultato positivo. Presidente, c'è un po' di nervosismo in campo. Domenica scorsa sono stati espulsi due giocatori, oggi Esposito è stato espulso. Ma io non credo, credo che i ragazzi vogliono riconquistare quei punti persi che voi sapete benissimo, e quindi mettono molta animosità in campo, tutto qui, non c'è cattiveria, non c'è stato di agitazione assolutamente, sono bravi e encomiabili tutti.